Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torniamo a parlare di una città importante che è la città di Prato, lo facciamo con il suo sindaco Matteo Biffone. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Parleremo di tanti argomenti, non ultimo, anzi tra i primi parleremo della questione aeroporto, visto che proprio il comune di Prato si è accodato ai ricorsi al TAR nei confronti della via. Di questo parleremo, visto che ci sono anche questioni interne al Partito Democratico, non solo, diciamo, anche alla società civile, ai sostenitori o ai detrattori di quest'opera. Prima però un paio di domande sull'attualità. La prima volevo fargli alla Biffoni, come dire, le chiedo di mettersi la giacchetta di responsabile dell'Ansi Nazionale per l'immigrazione per un fatto che è avvenuto domenica a Borgo San Lorenzo, quel cittadino nigeriano richiedente asilo nella nostra qui in Italia, che sostanzialmente è andato nella cooperativa dove abitava una famiglia che lo aveva denunciato a suo tempo per violenze contro la moglie, le ha rapito la figlia e ha minacciato di buttarla nel fiume. È stato un gesto piuttosto eclatante, che è uno di quelli che in qualche modo poi fa anche molto clamore per quanto riguarda la popolazione, no? E poi i commenti che sono apparsi e non solo. Mi dà un suo parere? Oh no, ma su questo la mia posizione è sempre stata storicamente chiara, lo ribadisco e lo ridico. Serve il centro di espulsione, perché in questi casi non c'è altra via se non l'allontanamento dal territorio, esattamente come prevede la legge. Tra l'altro Nigeria è uno dei paesi con cui noi abbiamo l'accordo. Io penso, convinto, sono assolutamente favorevole, l'ho sempre detto, all'idea che chi vuole scommettere il proprio futuro qui, viene nelle nostre città, viene a Prato, viene a Borgo, viene a Barberino, decide di provare a scommettere il proprio futuro qui, entrando in un percorso previsto dalla legge, rispettando quelli che sono i valori vigenti, quelli costituzionali ovviamente, ma i due codici in particolare, il codice civile e il codice penale, è secondo me un arricchimento della società. Poi per i cittadini italiani c'è la galera, per i cittadini stranieri che si macchiano di determinati reati, in particolare di alto impatto sociale, penso a quel caso di Borgo dell'altra sera, penso ai casi di spaccio, penso ai casi di furto, io credo che soprattutto in caso di recidiva ci deve essere l'allontanamento dal territorio, così come prevede la legge, perché se no non funziona. Se tu vieni qui, scommetti il tuo futuro, te la giochi, fai il tuo percorso, cresci qui, ovviamente hai le tue usanze, le tue religioni, tutto quello che è, ci mancherebbe altro, benissimo, per come la vedo io va bene, è un percorso di crescita, ma ci deve essere un paletto. Ecco, un caso del genere purtroppo mi dispiace, ma non è compatibile con quella che è la crescita di una società. Lo dico indipendentemente, se l'avessero messo in italiano doveva andare in galera diretto come un missile, per lui, per cittadino straniero, siccome la legge prevede l'allontanamento dal territorio, deve essere applicato questo tipo di espiazione della pena, se così vogliamo dire. Senta, mi dà un giudizio anche su quanto fatto in questi anni dal ministro Minniti, in questi ultimi tempi, soprattutto perché nella campagna elettorale molto si è parlato del tema dell'immigrazione, siccome lei, insomma, con Anci spesso ha portato le istanze dei sindaci, no? Però in Italia ancora siamo a macchia di leopardo, ci sono quelli che ancora non fanno la loro parte, e oggi con anche un cambio di prospettive politiche, chissà, secondo lei, come dire, l'operato di Minniti sarebbe da tenere in piedi, da mantenere e da proseguire? Io credo che i numeri degli sbarchi parlano per il lavoro dei Minniti. Il numero degli sbarchi che al termine di un complesso lavoro, perché ragazzi, la Libia, io sono d'accordissimo, trattare con la Libia vuol dire trattare con vari capi clan, entrare in delle dinamiche molto complicate, ma andava fatto. Non che Gheddafi prima fosse l'esempio della democrazia incarnata, eppure c'era un sistema che prevedeva un filtraggio, non che i cosiddetti lager, e che di questo si tratta, che in questo momento sono presenti lì perché sono una vergogna, lo voglio dire, prima non ci fossero, all'improvviso è arrivato Minniti e è nato tutto questo, no, semplicemente quello è un tema che non può trattare da solo l'Italia. Io perché siamo o non siamo il confine europeo, deve intervenire l'ONU, deve intervenire l'UNHCR, devono intervenire Husky Blu per sistemare quella vergogna, sono io prima a dirlo, ma noi avevamo la necessità di bloccare i flussi, e il lavoro ha fatto Minniti è in un modo o in un altro riuscito a fare il suo più lavoro, mantenendolo, vorrei dire, perché il ministro Minniti è anche quello del piano nazionale integrazione, dicendo facciamo un patto fra tutti, ci possiamo basare sui valori costituzionali previsti negli articoli fondanti della nostra carta costituzionale e far sì che quelli siano valore per tutti? Sì, e su quello si è provato a costruire un percorso, chi c'è dentro e chi sta fuori, insomma si è fatto un lungo tipo di ragionamento. Ora io sono curioso, benissimo, le elezioni sono andate in questo modo, la paura dell'immigrazione ha giocato una larga parte, diciamo, nelle ultime elezioni.
Mi auguro per esempio che i 600.000 espulsioni di cui ha parlato Salvini, ha parlato Berlusconi, avvengano in tempi più rapidi possibili. Sono curioso di vedere quale sarà la gestione. Mi auguro positiva, lo dico da sindaco sui territori. Mi fa piacere che intanto da tante trasmissioni televisive sia già uscita l'idea dell'invasione. Benissimo, già questo se, probabilmente riuscirà a creare un clima. Detto questo, io penso bisogna proseguire su quell'idea di Minniti, diceva, si accennava anche prima nel caso che commentavamo. Chi sbaglia paga con l'espulsione. Centri di espulsione piccolini, diffusi sui territori, in cui si sta pochissimi giorni, patti di rientri con i territori e espulsione immediata. Quello che stavamo impostando nel lavoro degli ultimi mesi. Senta, un'ultima cosa su questo. C'è però una questione, un problema di controllo, cioè il caso di Borgo San Lorenzo, ma anche altri casi mettono in luce un problema di gestione di controllo da parte delle cooperative, oppure secondo lei è un caso isolato? No, dunque. Allora, e funziona questo sistema se gli operatori che stanno dentro a questi centri sono qualificati, formati, competenti, preparati. Ci sono casi che chiaramente ti scappano di mano perché se uno esce dal tuo luogo di accoglienza e va a spacciare o a rubare, non è che puoi stare dietro a tutti a fare. Però certo un'organizzazione, la capacità di far lavorare questi ragazzi attraverso il volontariato, formarli attraverso corsi di italiano e di educazione civica, chiamiamolo in questo modo, cioè fargli fare dei lavoretti magari nei giardini pubblici piuttosto che in spazi sociali, servono a far sì che ci sia una relazione diversa e anche un approccio diverso da parte la persona. Più qualificato, più bravo è l'operatore che ci sta dentro, meglio è. E quindi indubbiamente questa parte fa, abbiamo visto anche casi eclatanti di violazione di ogni Certo. regola a giro. Noi, lo dico per inciso e poi mi taccio, abbiamo chiesto, tant'è che abbiamo chiesto all'allora ministro Delrio di modificare il contratto degli appalti, perché su questa cosa qui non è come comprare risme di carta o costruire un ponte, ci sono gli operatori che devono gestire persone in carne e ossa. Ecco. Lì, secondo me, i sindaci devono avere un margine più ampio, perché io voglio sapere chi sul mio territorio gestisce questo tipo di centri, perché il rischio, se no, è tutto quello che abbiamo visto con gente da nord a sud che non se ne prende cura, eccetera, eccetera. Ecco, su questo ho fatto una riflessione. E espellere da quel tipo di sistema chi via fa il furbo, chi viola, chi non rispetta le regole, anche dal punto di vista della gestione del fenomeno. E quindi poi alla fine, una frase sola, passare da una situazione considerata emergenziale, per cui poi ci sono anche, no, la possibilità di appalti diretti, rapidità e così, e passare a qualcosa di più strutturato, perché poi alla fine questa appare un po' una necessità. Senta, cambiando argomento, volevo chiedere un paio di cose di attualità, ce n'è un'altra importante che invece risale a venerdì, ma è un tema di cui ancora si parla, che è stato molto, ha fatto molto scalpore, sono state le parole di Balzerani, no, che era un ex brigatista che ha parlato al CPA di Firenze e insomma ha detto delle frasi shock davvero per quanto riguarda le Inqualificabile, vittime. Mi dice un inqualificabile. commento? Ma è inqualificabile, nel senso, qui veramente si sta oltrepassando il limite dell'oltraggio, nel senso che ci vuole un discrimine. Io lo dico sempre: attenzione, rispetto, pietà, per carità di Dio, la gente poi commette gli errori. Il nostro sistema costituzionale prevede la rieducazione, ma quando senti queste frasi. Beh, dici forse qualcosa è veramente sbagliato, ma come si fa a dire cose del genere? Oggettivamente, come si fa a pensare che considerare la strage in parte di innocenti, di persone che facevano il loro mestiere, possa diventare anche solamente la rappresentazione di quello che Balzerani dice nelle sue frasi? È una roba, dico, guarda, veramente. Che fa rabbia, che dà fastidio, che è veramente fuori dai limiti democratici e costituzionali. Non saprei cos'altro dire. E dispiace veramente, ancora a distanza di tutti questi anni, 40 anni, ci siano ancora persone che abbiano quest'idea malsana in testa, lo dico onestamente. Senta, e da sindaco andava vietato, secondo lei, questo incontro, fatto comunque in un centro occupato, lo ricordiamo, e poi è una cosa, diciamo. Ma io su questo lo dico molto onestamente, io ho delle forti perplessità. Diciamo quando si organizzano momenti del genere, ma qui c'è una questura, c'è cioè una prefettura. Lo dico onestamente perché abbiamo sempre a, come dire, a stare attenti a tutelare il valore, l'antifascismo. Abbiamo chiesto in tanti comuni che ci fosse il rispetto dei valori costituzionali. Non tanto, deve valere sempre. Deve valere sempre. Ora, se non ho capito male.
mi sembra che qui si sia travalicato. Io, sì. Ci sono tanti casi di brigatisti pentiti, sì, che sì, fanno sì. Un'azione di proselitismo al contrario, nel senso che raccontano di quanti fossero sbagliati, ma e come dire, erronee le idee. In questo caso si è invece travalicata all'incontro. Sì, diciamo, è stata una dichiarazione presa a margine della conferenza stampa. Esatto. Quindi diciamo, qui è una situazione un po' particolare. Dico sempre, per dirla così in generale, quando si organizza una manifestazione è bene che i valori costituzionali valgano sempre. E siano, diciamo, il faro principale a cui tenere presente. Allora, tra pochissimo parleremo anche con Giorgio Bernardini. Intanto però volevo introdurre il tema dell'aeroporto passando però dal tema politico con Matteo Biffoni, perché insomma il risultato del 4 marzo ha dato un disegno di un'Italia ben diversa, prove tecniche adesso di governo Lega Movimento 5 Stelle, pare insomma questo stando alle ultime notizie dei quotidiani nazionali. Io volevo chiederle questo, poi entriamo a parlare anche delle questioni pratiche, ma questo cambia anche gli scenari toscani. Secondo lei, visto che la Toscana è stata vista a volte come un cantiere, visto che da una parte il Consiglio regionale c'è una maggioranza del Partito Democratico che però governa con un governatore invece di Liberi e Uguali, dall'altra invece è stato visto come l'anticamera di una distruzione del centro-sinistra, mi passa il termine. Ma io la dico così, noi è tanto che diciamo che non esistono più ruoli acquisiti o garanzie. Ci sono tradizioni, ci sono storie, per carità, ma non esiste più da nessuna parte, nemmeno in Toscana. Ci sarebbe piaciuto, sì, vi ricordate, no? Berlusconi, detoscanizziamo l'Italia, queste robe così. È chiaro che c'è una tradizione, io vorrei dire anche di buon governo, sia regionale che locale, che permette di dire, avere dei risultati ancora importanti in un contesto molto difficile, ma non esiste più da nessuna parte che ci siano dei luoghi intoccabili e sacri. A parte inverse, la Lega ha perso a Varese, c'è un sindaco del PD a Varese, ribaltando, perché ormai te la devi conquistare volta in volta. Vale anche per la Toscana, anzi, a maggior ragione, perché qui c'è la voglia della prima volta, successo a Prato nel 2009, succederà alle prossime regionali, è successo a Pistoia, Arezzo, insomma, nel senso ci sono comunque delle dinamiche particolari e non c'è più nulla di acquisito. Io penso che la Toscana debba essere sì un laboratorio politico, ma di valutazione di quelli che sono stati le cose fatte bene e gli errori commessi, di come si rilancia l'attività del Partito Democratico in un territorio che ancora ha la capacità di esprimere idee, proposte, amministratori a vari livelli, sia nazionali che locali, dove ci sono ancora i circoli, dove c'è ancora un tessuto di dibattito, sì, più affievolito, ma ci mancherebbe, però che ancora c'è, dove c'è ancora voglia e passione di discutere e dove c'è una tradizione. Penso che sia questo il ruolo da ora in poi della Toscana. Quali sono gli errori principali, secondo me, sono stati fatti qui da noi? Ma l'idea è nazionale, nel senso, l'idea nazionale, e vale anche per la Toscana, a maggior ragione. In questo momento noi siamo stati visti a torto, io dico così, a torto, come l'establishment, come quelli che hanno parlato a chi sta un gradino sopra, che, in maniera, secondo me, completamente disarticolata rispetto alla realtà, però questo messaggio a un certo punto è passato, perché abbiamo ragionato poco per slogan e molto per proposizioni più articolate, può essere, perché abbiamo provato a articolare un ragionamento che dava prospettiva e non l'immediato nella pancia, ci sta anche questo, probabilmente poi governare logora, per carità di Dio, cioè c'è tutta una serie di fattori. Detto questo, un contesto europeo, no? Perché un contesto europeo molto difficile, venti che spirano, una difficoltà del paese di leggere, o meglio, di recepire quelli che sono gli oggettivi passi in avanti compiuti e che stanno nei numeri e nelle carte. Perché se io racconto che le cose vanno bene, perché vedo che a Prato l'export oramai sono svariati trimestri che cresce e che i numeri degli disoccupati calano nella nostra realtà, ma il cittadino che ha il figlio a casa e non trova lavoro o che fa fatica ad arrivare a fine del mese, eccetera, 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 dice ma questo è fuori, disconnesso dalla realtà, e lo capisco che c'è questa tensione. Insomma, noi abbiamo costruito questo tipo di situazione, bombardati a destra, a sinistra, al centro, da tutti, e vedono, continuano a vedere. Quello che è successo per le elezioni è significativo, è il PD come il grande nemico di tutti. Tutti sanno che dentro il Partito Democratico c'è la forza, la capacità e la qualità del gruppo dirigente per provare a rilanciare questo paese, e tant'è che il bombardamento continua. E noi abbiamo messo questo tipo di errori, probabilmente non siamo riusciti a recepire, a percepire, c'era bisogno di qualcosa di più immediato rispetto a un lavoro
straordinario. Qui il lavoro di questo governo, lo dico così almeno si chiude a me la serie dell'offesa si piglia, verrà rivalutato. Tra qualche anno i lavori, i risultati ottenuti in un contesto difficile, il governo Renzi Gentiloni, secondo me verrà molto rivalutato anche rispetto a quello che succede in questo momento. Vedremo. Allora io do il benvenuto in collegamento con noi per questi ultimi minuti, ma poi ovviamente anche per la seconda parte, a Giorgio Bernardini, giornalista del Corriere Fiorentino. Buonasera, ciao Giorgio, eccolo qua, collegato via Skype, ciao. Allora, volevo... Buonasera Giorgio. Saluto anche da parte del sindaco. Allora, volevo partire subito da Giorgio, così per fare un cappello brevissimo, visto che abbiamo parlato della situazione politica a livello nazionale e anche a livello locale, volevo chiederti, Giorgio, come si trovano anche oggi a amministrare diversi sindaci, tra cui anche Matteo Biffoni, come dire, a un anno dall'elezione, con un clima politico cambiato in questo modo? Vai. Ma è certamente è un aspetto peculiare quello che sta avvenendo a livello nazionale, come diceva bene il sindaco Biffoni poco fa, ovviamente è un vento che tira forte e che influisce moltissimo anche sulle amministrazioni locali. Se non ho capito male la domanda, di qui a un anno la sfida è veramente complessa, nel senso che ovviamente i sindaci dovranno fare i conti, Biffoni compreso, sia con quello che di buono hanno fatto o di cattivo hanno fatto sino adesso, sia con i progetti per il futuro, ma soprattutto, e qua lo dico guardando i voti delle politiche, con quello che accade a livello nazionale e con quella forza che sta spingendo fortissimo di cambiamento, che non riesce a riconoscere molto spesso né ciò che di buono è stato fatto immediatamente né ciò che di buono viene progettato. Questo è il vero dramma della nostra politica e investe soprattutto le amministrazioni locali, che hanno bisogno di una progettazione fattiva sul campo più lunga e di un'osservazione che non si possa fermare al domani quello che arriva materialmente. Bisogna guardare più avanti. Lo penso profondamente anche perché con progetti come quelli che per esempio sta inaugurando l'amministrazione comunale pratese, come il sottopasso appunto cosiddetto del soccorso, che è un'opera molto importante e molto ingente, oggi che c'è stata la conferenza stampa di presentazione abbiamo capito dai tecnici dell'ANAS quanto tempo serva per anche diciamo così oliare la macchina e per far partire i lavori, tutti i tempi burocratici che spesso magari i cittadini fanno difficoltà a comprendere, perché quando si parla di una visione spesso purtroppo non si può realizzare nei tempi che ci si aspetterebbe magari di qui a domani, e questo è sempre molto difficile comunicarlo per la politica. Questa distanza, la distanza fra la politica che deve comunicare quello che fa e quello che realmente invece porta sul campo, è una distanza che diventa un problema per tutti gli amministratori. Soprattutto quando ci si avvicina alla campagna elettorale. Tra l'altro su questo, sindaco, così lasciamo diciamo il capitolo aeroporto per la seconda parte e anche altri capitoli, però su questo del sottopasso di soccorso, questo è un tema molto sentito a Prato, l'orizzonte diciamo per la finire dei lavori, siamo intorno ai 2022 o così, però si parte da qualcosa di più concreto. Ora noi, sì, adesso noi partiamo, entro un paio di mesi mettiamo finalmente facciamo il cantiere con le complanari, con la viabilità alternativa. E poi dopo diciamo almeno sistemiamo, prepariamo il terreno poi per l'intervento di ANAS che avverrà realisticamente l'anno prossimo. Il bando di gara ci diceva ieri l'ingegnere, appunto avverrà intorno a maggio giugno dell'anno prossimo, e poi tutti i tempi tecnici e poi 900 giorni di realizzazione, si arriverà intorno a 2022. Diceva bene Giorgio Bernardini, dice giustamente il problema è un po' quello che si prova a accennare prima. I tempi di reazione sono diversi rispetto a quelle che sono le aspettative di una città in generale. Ora questo è un caso, la burocrazia, perché se il cittadino si aspetta la risposta e tu non gliela dai, si rivolge, più facile si rivolga a chi la risposta te la dà a breve termine. Noto su questo, e lo dico come dire anche una punta polemica, che sia il mio collega Nogarin che la mia collega Raggi, 5 Stelle, una volta che escono dal loop della proposta shock e dell'idea, non si ricandidano per 5 anni, perché, o almeno Nogarin l'ha già annunciato, la Raggi l'ha fatto intendere, perché poi ti trovi a governare con tutte le difficoltà appunto che Bernardini prima citava e che anche noi prima stavamo raccontando.
Assolutamente. Il grande problema, no, di poi lasciare eventualmente in dote a governi futuri, questo riguarda la città, ma anche altri, insomma, quello di buono si è fatto nel corso degli anni, proprio per i tempi tecnici, i tempi della politica, della politica, la percezione, come dire, arriva sempre un attimo dopo. Allora ci fermiamo per 5 minuti, perché nella seconda parte parleremo ampiamente del capitolo dell'aeroporto, visto che Prato ha una nuova posizione, nuova in realtà è una posizione ferma da tempo, ma che, diciamo, ha dovuto calcare la mano su questo tema per far sentire la propria voce. Ne parleremo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati in studio. Allora siamo con il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e siamo in collegamento anche con il giornalista del Corriere Fiorentino, Giorgio Bernardini. Allora ripartiamo a parlare di Prato, facendolo però in una chiave che valica i confini pratesi e anzi intercetta soprattutto quelli che riguardano i comuni della Piana, ma anche il comune di Firenze. Stiamo parlando del tema dell'aeroporto. Perché? Perché Prato di fatto si è alleato, diciamo così, o almeno ha fatto parte, farà parte dei comuni che faranno ricorso al TAR contro la VIA. Perché? Perché in sostanza non è stato ammesso insieme ai comuni della Piana quel tavolo di controllo per le ricadute ambientali e non solo che l'opera avrebbe avuto sul territorio. Grande scompiglio, diciamo, all'interno del Partito Democratico, ma non solo, perché poi ci sono state le voci di Bassilichi, che doveva, insomma, il presidente di Firenze Fiera, ma anche della Camera di Commercio, che dovrebbe fare un investimento importante sulla fortezza da basso. Ha detto: se non si fa con l'infrastruttura è inutile anche il lavoro sulla fortezza. Chiederemo di tutto di questo a Biffoni, prima però in un minuto sentiamo anche le parole del ministro dello sport Luca Lotti. Qualche giorno fa ha parlato anche lui di questa questione. Sentite. L'investimento oramai è arrivato alla sua decisione finale. Siamo arrivati finalmente al via definitivo di un'infrastruttura importante per la regione Toscana, per Firenze, per la stessa Prato, per tutta l'area, il territorio che stanno intorno all'aeroporto, e credo che si siano anche date tutte le risposte, osservatori, studi ambientali, insomma io credo che sia arrivato il momento di farla quest'opera e che non ci sia molto da discutere. Mi auguro anche che si arrivi velocemente all'inizio dei lavori, perché questo è il punto sul quale anche il PD, sul quale anche il nostro governo ha fortemente lavorato e finalmente è arrivato alla parte finale. Quindi insomma ci siamo, iniziamo i lavori e poi tutto il resto saranno semplicemente le polemiche di chi dice sempre solo no, insomma. Le polemiche dici sempre solo no, Biffoni? No, io no, su questo non mi ci trovo, perché noi non abbiamo mai detto sempre solo no, anzi. Poi almeno troviamo anche modo di mettere in fila le cose. Allora, il tema è così. Io trovo, come dire, fuori scala la discussione che si sta avvenendo. Ministro Lotti l'ha detto chiaro. Abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto. Siamo sicuri e tranquilli nel nostro percorso. Anche lo stesso presidente di Confindustria, Salvatore, ha detto l'aeroporto si farà. Bene, Dio io. Ottimo. Se allora, se c'è queste certezze e queste tranquillità, siamo tutti a posto. Il ragionamento che noi facciamo è un po' diverso. È o no vero che i voli sorvoleranno la città di Prato? Sì, sta nei fatti. È vero o no che al termine di un accordo politico, non solo la città di Prato, ma tutte le città che oggi stanno invece facendo ricorso, Campi, Sesto, Alenzano, Signa, Poggio, Armiano, eccetera, stavano dentro il ragionamento politico che prevedeva che le preoccupazioni dei cittadini di queste realtà fossero prese in considerazione dalla via, nel senso, sì, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dell'Ambiente. E poi che quei comuni stavano dentro a quell'osservatorio previsto dalla via per controllare che tutto fosse a posto. Sì, è successo questo? No. Cosa vado a raccontare io a quei cittadini preoccupati quando proprio si dice la politica, le preoccupazioni della gente è distante, eccetera? Gli vado semplicemente a dire: guardate, il presidente di Confindustria Firenze mi ha detto che è tutto a posto. Secondo me non si accontenta e non me la sento nemmeno io. Chi io l'avrei fatto a meno? Ah, voglia se l'avrei fatta a meno, perché anche secondo me la politica si fa
fuori dalle aule dei tribunali, la politica non deve utilizzare questi strumenti se non in casi estremi e soprattutto non mi piace appaltare a nessun altro, nemmeno ai preparatissimi e competentissimi giudici del TAR, quello che accade sul mio territorio. Detto questo, l'accordo stava che dentro a quell'osservatorio, poi l'ha detto anche il ministro Lotti nell'intervista, in questa intervista stessa, dentro questo osservatorio ci dovevano stare Prato e gli altri comuni o quantomeno i comuni coinvolti. Se, e devo dire, legittima scelta, il Ministero dell'Ambiente è sempre stato molto chiaro e trasparente, alla fine di questo percorso, questa opzione non si può percorrere, io comunque vada, bisogna e provi a capire se ci sono delle altre strade, delle altre vie per forzare questa presenza. Poi ovviamente hanno fare i corsi su tutto, ci mancherebbe, però questa è stata, diciamo, l'idea che ci ha mosso, perché se no, se fosse stato no su tutto, a noi ci conveniva, a me per primo, fare ricorso 2 anni fa, certo, quando certo. Lo fecero i comitati, ma noi decidemmo di starne fuori proprio perché volevamo fare un altro tipo di percorso. Detto questo, se è tutto a posto, se quelle osservazioni che i comuni hanno fatto, che sono state recepite dalla via, verranno raccolte, no, o temperate, ma ci mancherebbe, noi siamo lì per osservare e controllare e tutto vada bene. Cioè io non mi posso permettere, non lo farò mai, che anche se fosse un cittadino solo della mia città che ha la paura di vedere peggiorata la sua qualità di vita, io non gli debba dare risposte attraverso tutti gli strumenti. Io, chiarissimo, se non percorro la politica bisogna percorrere qualcos'altro. Giorgio Bernardini, su questo cosa vuoi chiedere, qualcosa vuoi aggiungere, qualcosa? Ma in realtà è molto interessante l'atteggiamento del sindaco di Prato, nel senso che un po' mi ricorda un po' quegli allenatori che comunque hanno la loro idea di gioco, no? Per citare un attimo la metafora calcistica che è così cara a noi in questo paese, no? E quegli allenatori che insistono. Certo, Biffoni è stato coerente, ma non gli si può rimproverare di non aver rischiato, perché prima ha scontentato un po' i suoi cittadini non andando subito, come molti gli chiedevano, alla guerra totale, quindi andando immediatamente a fare ricorso. E poi invece adesso, con una certa coerenza, insomma, come dire, fa questo ricorso e lo fa per un motivo politico, squisitamente politico, cioè per come dice lui è stato tirato fuori il suo comune da questo osservatorio, innescando anche non neghiamolo una certa lotta all'interno del Partito Democratico, perché insomma ricordiamo che, come raccontano bene i cronisti politici anche del mio giornale Paolo Ceccarelli, o persino come ha commentato il mio direttore Paolo Ermini, insomma sostanzialmente si sta giocando una partita anche all'interno del PD importante, che ha sull'aeroporto il suo punto centrale, sull'ampliamento dell'aeroporto. Quindi Biffoni di sicuro rischia, mi verrebbe da chiedergli se lui è convinto di vincere questa partita oppure no, perché in realtà, ecco, la domanda che mi viene da fargli è: come pensa che andrà a finire? Pensa che, come dice Lotti, che l'aeroporto si farà alla fine al di là del suo ricorso, oppure pensa che questi ricorsi assieme a quelli degli altri comuni metteranno uno stop importante questi lavori? Ma io, come dire, sapete quanta stima e quanta amicizia, voglio dire, mi lega al ministro Lotti, nel senso che se lui dice in questo modo, immagino che abbia nelle sue corde conoscenza o questa idea, nel senso che questo andrà avanti. Io volevo essere nell'osservatorio apposta perché, diciamo, immagino e capisco che c'è una forte volontà di voler realizzare quest'opera. Allora, se quest'opera si farà, secondo me non è tanto la mancanza o non la mancanza di volontà politica, ma proprio la possibilità o no di dare risposte e istanze a quelle 70 e rotte osservazioni che il Ministero ha posto a quell'opera, che anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista ingegneristico, vorrei dire, il nodo sta proprio lì. Cioè, nessuno di noi, Giorgio Bernardini, è attento a un uscitore della realtà pratese. Io sono non solo tutta la parte imprenditoriale, ma io sono una larga parte, non lo so, ma tanti nostri miei concittadini sono favorevoli alla realizzazione dell'aeroporto. Io non ho idea se c'è la maggioranza o la minoranza su questa posizione. Lo dico perché per tutti riconosciamo il fatto che, come si dice, una infrastruttura che funziona favorisce l'economia, eccetera, eccetera. Però prima a monte, e sta lì secondo me il momento di rimente, è l'osservazione e il rispetto di quelle integrazioni, quelle osservazioni, quelle prescrizioni che il Ministero, accogliendo fra l'altro anche
osservazioni del Comune di Prato apposto a quell'infrastruttura. Sta lì il gioco, e che è quello che abbiamo sempre detto, non c'è un no all'infrastruttura. Mm-hmm. Okay, okay. Noi diciamo, ma non all'aeroporto, in generale io non dico mai di no a prescindere, voglio capire, è chiaro che prima di fare un'infrastruttura devi rispondere ai requisiti di impatto ambientale, di inquinamento, eccetera, che un'infrastruttura del genere comporta. Se mi date altri 30 secondi, sì, io rilancio, velocissimo. Rilancio, perché proprio perché io non sono quello del no, a fronte di un presidente della regione, posizione io rispetto, che ti dice o l'aeroporto o l'impianto di smaltimento rifiuti, mi sarei aspettato, soprattutto dai nostri imprenditori, quelli di Prato, che ci fosse stato il rilancio dell'idea che io qui difendo e combatto. Cioè l'idea che prima di tutti, priorità delle priorità per le nostre famiglie, per le nostre imprese, è l'impianto di smaltimento rifiuti. Lo vogliamo chiamare termovalorizzatore in un altro modo, lo vogliamo fare da un'altra parte, non sia la piana, benissimo, ma discutiamone. Mi suona bizzarro che ci si sia appassionati, legittimamente, per carità di Dio, sui tema aeroporto, e che quando io rilancio sull'idea di dire sì, ma detto che il Presidente della Regione dice oh oh, chi è che fa una battaglia con me per dire l'altro prima? È proprio perché io non sono contro le infrastrutture, ma Dio, e secondo me in questa scala di priorità c'è questa priorità, e io rilancio su questo tema. Poi se chiaramente, come dice per esempio il presidente di Confindustria Toscana Nord, diciamo complessivo, che dice beh bisogna farle tutte e due, beh, allora qui si apre un'altra discussione ancora. Io dico, su questo sfido tutti quanti a fare un ragionamento, se vogliamo fare per esempio competizione economica abbassando per esempio i costi e le tariffe del smaltimento rifiuti. Senta, e invece a Bassili, che dice se non si fa l'aeroporto anche gli investimenti sulla fortezza dovranno fermarsi o rallentare? Ma sono preoccupato, ma scusate, ma perché bisogna fare una dichiarazione del genere? Che significa una dichiarazione del genere? Che allora hai perplessità che venga fatta? Se non, scusatemi, ma il TAR interviene se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non funziona. Io sto dicendo che se davvero Bassili è preoccupato, io posso essere, avrei potuto dire una cosa del genere, dicendo ora capito, perché io sono quello e sono quello preoccupato e che faccio un lavoro di tutela di quelli che sono, diciamo, preoccupati e contrari magari all'ampliamento dell'aeroporto. Ma se tu sei tranquillo, hai fatto tutto quello che lo deve fare e c'è l'investimento, la capacità economica di fare gli investimenti che il ministero, non Prato, chiede per dare via libera all'aeroporto, non capisco questo senso di preoccupazione. O allora cosa vuoi segnalare con questa roba? Che c'è un problema di altro genere? Se è così, TAR dirà no, guarda, Comune di Prato, di Campi, avete detto una serie di sciocchezze, arrivederci, grazie. Io la dico così. Allora Giorgio, non so se volevi aggiungere qualcosa su questo, se no ti chiedo secondo te quali saranno i temi fondamentali su cui si svolgerà. Non voglio parlare della campagna elettorale adesso, perché insomma, ancora c'è tempo e c'è anche da amministrare, no? Insomma, che ti poi sbagli adesso, siamo già in campagna elettorale. Allora vai, dimmeli te quali sono un po' i temi cardine, no? Che tengono banco a Prato. Beh, te li dico subito, volevo solo aggiungere proprio 10 secondi, che comunque tra le cose che ha detto Biffoni mi pare particolarmente importante da segnalare dal punto di vista del cronista che vive sul territorio, che c'è un piano di rifiuti regionale che prevede uno smaltimento con un impianto che per ora non c'è e non viene realizzato. Questo sarà un campanello d'allarme molto forte. Tra le cose che diceva, insomma, poi la si può pensare come si vuole, ovviamente, sull'ampliamento dell'aeroporto e sulle prospettive economiche, però il problema dei rifiuti è un problema che, come dire, chiederà vendetta fra poco anche in questa regione. Lo sanno bene i territori che hanno le discariche sul loro territorio, lo sanno bene loro. Esattamente, avete colto nel segno. E quindi insomma è un tema di cui si parlerà molto anche in futuro. E detto questo, a Prato ovviamente i temi di campagna elettorale risentiranno molto anche di quelli, come dicevo prima, nazionali, non lo dico per essere noioso, però se un tema che è quello della sicurezza percepita continuerà ad essere centrale anche, insomma, come dire, è legato anche erroneamente, come viene spesso fatto, all'immigrazione in questo paese, nonostante insomma gli sbarchi siano diminuiti, sarà un tema centrale comunque, perché Prato è una città del tutto particolare che vive, come per molte altre situazioni, una contraddizione, una proiezione verso il futuro molto importante. Sappiamo benissimo che le nazionalità presenti in questa città sono superiori al 100, quindi insomma una convivenza difficile, una convivenza che chiede anche chiede conto di una gestione che i cittadini possono accettare. Certo, non è banale, per esempio quando si parla del soccorso, scusate se ricado lì,
sull'ampliamento del tunnel, però e quello è un intervento molto importante perché viene fatto soprattutto urbanisticamente, e questo lo dico insomma cedendo un po' alla mia passione per la sociologia urbana, soprattutto urbanisticamente, non tanto per il traffico come molti pensano, ma perché quello, il quartiere del soccorso, è una polveriera oppure una fucina di risorse a seconda di come la si guardi, perché vi risiedono veramente decine di etnie e decine di nazionalità, e l'intervento urbano che viene fatto con il parco che collega la città in qualche modo, la rammenda, per usare un termine caro a chi fa questo mestiere, insomma è un intervento molto importante. Questi saranno tra i temi principali della campagna elettorale. Se la percezione ai cittadini arriverà di quello che viene fatto, certamente, oppure no, questo cambierà molto anche la campagna elettorale di Matteo Biffoni, sempre che si ricandidi. Ha detto che la sua disponibilità l'ha data. Allora, questa è la prima domanda da fare ovviamente a Biffoni, però poi su questo tema veloce, perché abbiamo poco tempo, però un minuto, due minuti, gli lascio l'intervento. Il tema della sicurezza, a Prato è più importante che altrove. Ma sì, nel senso, a Prato non è un'isola che vive da sola, nel senso che il tema della sicurezza, in un contesto, ha ragione Bernardini, l'analisi, anch'io la vedo così, noi siamo... Io dico una cosa adesso che mi farò prendere in giro da tantissimi, ma non sono dati miei, sono dati della prefettura di Prato. Se noi prendiamo i reati ad alto impatto sociale, le rapine, i furti in casa, i furti di auto, eccetera, noi vediamo un trend in discesa solido, consolidato. Ma l'idea in città è, ed è la parte che io rispetto, perché non me ne frega nulla dei numeri, se poi alla fine quello che porta il cane fuori a fare la pipì la sera, piuttosto che il commerciante tira giù i bandoni, ha un sentimento di agitazione. Non c'entra nulla i numeri, ha voglia di spiegargli i numeri. Allora bisogna intervenire in maniera diversa. Alle forze dell'ordine una presenza costante, e devo dire il grande sforzo, la polizia municipale, a noi a illuminare, a noi a tenere pulito gli spazi, a noi a riempire di gente i luoghi non frequentati. Bisogna fare questo tipo di sforzo. Poi è chiaro che ci vorrebbe, secondo me, anche un racconto vero da parte della politica complessivamente, non lucrare troppo, perché adesso con un governo sarà diverso, probabilmente ci sarà un altro tipo di clima, vedremo, lo spero, fino a raccontare la realtà. Però ha ragione, il grande apprato, il grande tema dell'immigrazione, con tutto quello che comporta, da un lato appunto i temi della sicurezza, insomma legata a questo, ma anche l'altro tema dei servizi, perché uno delle discorsi più balzani che si sente, anche adesso nelle percentuali, ma che è nelle percentuali, poi la casa popolare va prima a loro, il posto all'asilo, diventa un clima molto complicato, va gestito. Io sono convinto che noi lasciamo in questo momento in città una serie di interventi, abbiamo portato una serie di interventi che cambiano la città in maniera positiva e in maniera irreversibile, però rischia l'elenco delle cose fatte non essere sufficiente a fronte di un clima, di un'idea, di un sentimento diffuso. Bisogna lavorare su questo, parlando alle persone, evitando l'errore di pensare che stai da un'altra parte, ma continuando a stare, per un sindaco è difficile perché insomma, sei sempre in mezzo alla gente. Però diciamo quella sarà secondo me una delle grandi sfide che attendono la prossima campagna elettorale e la prossima amministrazione. Una cosa volante, velocissimo, siamo in chiusura. Voglio dire che questo è un tema centrale, perché abbiamo visto in questi giorni su un tema come quello del centrodestra che vuole andare al governo, che ha già preparato il suo slogan ed è prima i toscani. Ecco, vedi, allora già si parte, come dire, si riduce tutto poi al localismo in cui si combatte la prossima partita elettorale. Vedremo, sicuramente torneremo a parlare anche con Matteo Biffoni, che intanto ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a voi. Per il governo della città, per i tanti incarichi. Grazie mille a Giorgio Bernardini per essere stato con noi in collegamento. Grazie Giorgio, grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Buonasera.